Ok, un altro. Allora, ricominciamo. Sì. Riguardo all'incidente che è occorso sul set di Alec Baldwin, posso parlare, diciamo, per l'esperienza che abbiamo noi con le truppe internazionali. Nel caso specifico, tra l'altro, ancora non conosciamo la dinamica, quindi dobbiamo essere prudenti nel fare supposizioni e cose varie. Una cosa che mi ha colpito riguardo a tutte le cronache che un pochino riportano la stessa cosa è che l'attore stesse scaricando lui l'arma, stesse facendo lui operazioni con l'arma, probabilmente era un fuori riprese. Questo da noi non succede neanche con i prodotti internazionali che arrivano in Italia, in quanto normalmente l'attore prende l'arma dall'armiere e la riconsegna immediatamente all'armiere. Tra l'altro noi abbiamo una legislazione molto rigida qui in Italia, per cui le armi comunque sia sono trattate per non poter espellere un corpo solido e le cartucce devono essere assolutamente a salvo, non devono circolare cartucce vere, anche laddove facciamo scene di caricamento si tratta di cartucce finte che sembrano vere ma non possono sparare. Dopodiché l'incidente può accadere anche con le cartucce a salve, però insomma è un qualcosa che succede molto raramente, è in genere di scarso pericolo. Le cartucce a salve comunque possono magari lanciare qualche piccolo pezzetto, polvere un po' in combusta. Riguardo a questo noi adottiamo delle misure che sono che comunque non si deve mai puntare direttamente le persone, cercare di sparare sfalsati, cercare di mantenere comunque delle distanze, adottare degli accorgimenti con la macchina presa per evitare appunto che ci sia comunque una direzione precisa dello sparo, anche se si spara a salve. E tra l'altro le nostre armi comunque sia sono soggette poi a tutta una serie di controlli, per cui anche volendo, anche se si tratta di piccole produzioni, vanno rispettate delle regole, perché per legge non si può fare altrimenti. Ecco, allora come può essere quella cosa che l'ha colpito, che lui stava scaricando la pistola, come può succedere? Questo è un po' fuori dai protocolli di sicurezza che si adottano. Noi insegniamo agli attori ad utilizzare le armi in maniera più completa possibile, anche perché durante la scena può capitare che debbano essere magari costretti appunto a mettere in sicura per qualche problema la scena, e addirittura noi chiediamo sempre quando ce la riconsegnatecela in questo modo, possibilmente con la sicura, perché è un momento pericoloso il passaggio stesso della pistola. Una fiammata, una cartuccia a salve comunque produce una fiammata che a breve distanza può procurare qualche lesione. E quindi sì, questo è il punto che un pochino forse andrebbe più approfondito, ma sempre se le cronache sono vere, insomma. Ah, bello, bello. C'è qualcos'altro che vuole aggiungere, qualche altra riflessione che ha fatto su questo tema? Ma guardi, mi è capitato di fare un lavoro dove Tom Hanks su Inferno aveva il suo segretario che insieme all'armiere italiano nostro, comunque lui esigeva che si facesse sempre un controllo di tutte le armi insieme al suo segretario, armiere e segretario. Questo per dire che insomma in genere c'è molta attenzione anche nei prodotti, anzi nei prodotti americani o internazionali in genere. E quindi lì mi pare che fosse una piccola produzione, forse ora prime notizie dicono che l'armiere fosse alle prime armi, e quindi attendiamo comunque di sapere bene l'esito. Può essere pure successo un problema alla pistola che... Certo, però mi è venuto a me un pensiero, se uno sistema una pistola, no? Non può essere che la sistema in alto, cioè la sistema in basso così. Sì, no, poi il tipo di pistola si presta poi anche poco all'incidente comunque, perché essendo un film western presumo sia un revolver a tamburo, e quindi diciamo la forza da mettere sul grilletto deve essere abbastanza decisa, non è un'automatica che come uno sfiora il grilletto parte, quindi una pistola eventualmente carica automatica è pericolosa da sempre. Il revolver è un po' più sicuro, e quindi però appunto da capire se la cosa è successa in scena, da capire se effettivamente è vero che stesse lui maneggiando l'arma in una fase di fuori scena, e su questo le versioni sono un po' contrastanti. Un'ultima cosa mi è venuta in mente, perché hanno detto che lui fa una campagna contro le armi, quindi qualcuno dice addirittura che potrebbe essere che gliel'hanno consegnata carica, no? Potrebbe essere no. Non entro nel meglio di queste sì, cose. Certo. Invece prima facevo un accenno sulla difficoltà per i giovani, eccetera. Di trovare lavoro in questo momento. Ecco, quali sono? Sì, noi abbiamo avuto un periodo del cinema italiano che c'era molto laboratorio, molta gavetta sul posto di lavoro, sul set, tant'è che si è formata una generazione di professionisti
senza che ci fossero scuole sostanzialmente. Io parlo del mio settore, gli effetti speciali scenici, non c'è ancora oggi, non c'è una vera scuola, anche perché poi comunque sia ognuno di noi ha un trascorso scolastico che è soltanto parziale rispetto poi all'attività che mano a mano acquisisce. Io ho iniziato come perito elettronico e sono andato poi avanti, piano piano, appunto, ho acquisito le licenze per le armi, per gli esplosivi, per la meccanica. Sono cose che si acquisiscono anche facendo gavetta, anche perché stare sul set è una cosa importantissima, perché le persone stanno a stretto contatto, 50-60 persone. Una delle prime cose da imparare è riuscire a non dare fastidio agli altri colleghi di altri reparti, riuscire a coordinarsi tutti quanti, e questa è una cosa che si impara sul campo. Riguardo alle scuole che formano, va detto che nelle scuole attualmente formano solo quella che è la cosiddetta fascia nobile del set, cioè direttore fotografia, regia, scenografia, costumi. Per tutta un'altra serie di mansioni, non c'è una scuola vera e propria, è difficile da trovare. Io faccio sempre l'esempio del centro sperimentale: quando i ragazzi fanno il test d'esame producendo un piccolo filmato, un piccolo corto, il più delle volte poi devono ricorrere per tutta una serie di figure all'esterno, quindi macchinisti, elettricisti, attrezzisti, effetti speciali, non sono formati là dentro, ma vengono da fuori. E questo è un grande gap anche per chi futuri registi, futuri direttori della fotografia, perché comunque non sapere bene cosa fanno gli altri per te? Cosa possono fare gli altri per te? È un gap che va colmato, e questo si colma soltanto poi con l'esperienza. Molto importante, la ringrazio, parla benissimo. Ecco, speriamo, Sono penso che. a Lisbona, i tecnici portoghesi, e a Sofia i tecnici bulgari. Per noi come associazione, scusatemi, tiro giù la mascherina. Ringrazio Cinzia e tutta l'associazione, ringrazio e dedico questo premio ai miei assistenti che mi supportano e mi sopportano.